Per 2 o 3 mesi ho difeso il convento perché avendo tutti i discorsi su Padre Lino e poi lei lì ci andava con gioia alla preghiera e tutto. Poi invece, strada facendo, per tutto quello che è successo, ora mi viene da dire che hanno coperto. La mattina alle 7 noi abbiamo dato l'allarme anche ai parenti e io mi sono sentita che Cristina non l'avrei più rivista. Perché quando Cristina parte alle 14 meno 5, ciao mamma, ci vediamo stasera, io qua facevo i lavori. Quel giorno mi cadeva tutte dalle mani, sembrava che avessi le mani di ricotta. E io sono più che convinta che in quel frangente la Cristina mi chiamava, mi chiedeva aiuto. Ce l'ho sempre nel cuore che non l'ho potuta aiutare. Per me Cristina era una ragazza normale, dedita allo studio, dedita alla parrocchia. Quando era libera, ad esempio, veniva anche con noi nei campi. E poi qualche lavorino saltuario, babysitter. E lei che cosa sognava? Cosa voleva fare da grande? Ultimamente diceva sposarsi, avere dei figli, una vita normale, ecco. Io sono credente, praticante come posso e come vedo, non una bigotta, però certo, Padre Lino con quello che ha fatto si è tirato in gergo contadino la zappa nei piedi su tante cose che a lungo andare hanno fatto. Perché la forza dell'ordine non sono andati loro? Perché invece di dire Cristina maggiorenne fuga volontaria non sono partite subito le indagini? Non ci hanno aiutati, non lo so, posso dire quasi tutti, chi conosceva anche Cristina, perché non hanno detto non voleva allontanarsi? Allora dopo i giornali si sono anche scatenati nelle peggiori ipotesi che a noi hanno fatto male anche, facevano male. Ha sempre ripetuto che non ha stuprato neanche l'altra ragazza. E così è andata. Se prima avevamo un dubbio, dopo ne abbiamo avuti 100 su questo ragazzo. Spero che lo rintraccino, perché lui era lì e il dito glielo tengo a Emanuele finché non ho la vera verità. Ho visto la ragazza come si è ridotta e lei mi ha sempre detto: Marisa, se Cristina si è ribellata, Bo te l'ha uccisa. Padre Lino, quando lo va a trovare in prigione la prima volta, gli chiede: E la Cristina Golinucci? È verbalizzato, io l'ho letto. Dice: sì, padre, l'ho ucciso io, Dio mi perdoni, sono un animale. Poi anche qui, ecco, vede il pro e il contro dei frati. È finito il colloquio. Ma come? In una cosa del genere è finito il colloquio? Io penso che doveva andare a chiedere anche aiuto oppure anche chiedere dove l'hai messa. Ecco, è tutto così. E allora c'è sempre da dubitare, c'è sempre questo che fa male. Chissà se è stato un depistaggio. Ormai io non gliela faccio più, lo so che il Signore mi punirà, però Padre Lino prima gli fa l'alibi, prima dice sì, aspettavo Cristina, ero sulla porta, cambia le versioni. Quindi Padre Lino ha usato Bok per depistare. Chissà, perché alla luce di quello che sta venendo fuori adesso, se veramente che io non lo so. La procura, cos'è che ha in mano? Cos'è che sa? Perché è orientata diversamente? Noi siamo qui in fibrillazione. Immaginate, io qua, dopo 30 anni che urlo, chissà, parli e non ho niente di Cristina. Cos'è venuto fuori?
I depistaggi ci sono stati, forse viene fuori delle cose che hanno coperto. Non mi sento di dire la Chiesa è responsabile. È logico che se è Padre Lino, se è qualcun altro che ha protetto, che non ha detto, l'ambito è la Chiesa. Ci è ancora più delusi. Non è facile questo periodo. Nella lapide di mio marito c'è già la foto là e dice dichiarata morta nel 92. Il mio più grande desiderio per Cristina di portare le sue ossa lì, assieme a suo papà. Ecco, di ritrovare i resti. Chissà, parli.